Ragazzi, ed eccoci qua per affrontare insieme il nuovo regno, ovvero il regno del lago. Qui a quanto pare c'è un abito nuziale molto importante, motivo per cui Bowser appunto ha scelto di venire in questo regno e noi dovremo cercare di evitare che... Ti lancio questo! Ah, era solo una moneta. Ciao, cara. Che oltraggio. I tirapiedi di quel maledetto mostro si sono presentati qui senza essere stati invitati e si sono per giunta portati via il vestito da cerimonia più bello del nostro regno. Che tragedia. Ok, so cosa fare. Dammi solo qualche secondo che mi organizzo le idee. Prendo un po' di monete autoctone locali e andiamo subito a capire. Tutto. Allora, innanzitutto io prendo a calci questo. Ah, guarda, un cuoricino, ci stava. Poi mi vado a cambiare. Io credo che nella Odyssey uno si possa cambiare, sì. Perché non posso andare in giro con questi abiti. Quindi io direi di prendere il nostro cappello di Mario. E il nostro abito di Mario. Ehi, Mario. Il nostro abito. Ok, e a questo punto, tra l'altro, ragazzi, non avevo mai visto la Odyssey. Guarda che carina. Ah, quello è il souvenir che abbiamo comprato. Molto bene, molto bene. Ah, ora posso andare praticamente ovunque. Bene, bene, carino, carino la Odyssey. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a capire come bloccare quei fantocci. Allora, qui abbiamo... Aspetta. Una chiave di violino. Ok, vediamo se ci daranno delle lune. Oh, ecco la luna, immaginavo. Di solito... La chiave di violino dà sempre delle lune. A caccia di note sott'acqua. Bene. Ora possiamo andare da qua a prendere le nostre belle monetine. Grazie. Qui. Ok, qui per salire più. Vabbè, tutto questo per niente, va bene. Ok. Qui prendiamo un altro po' di monete. Poi qui abbiamo qualcosa. Cos'è? Una cerniera. Ah, guarda, con cappi riusciamo ad aprirla. Cosa succede? Qui ci dobbiamo, immagino. Eccole qui, le monetine autoctone. Bene. Ora qui c'è una. Hanno distrutto le scale che portano alla Piazza Quina. Ok. Va bene, adesso ci penseremo. Ma come mai sono spuntate tutte quelle monete? Le avevo già prese, mi ricordo, no? Va bene. Adesso bisogna andare. Penso di là. Ok. Se stai cercando Piazza Quina, ti basterà andare dritto dietro di me. Va bene, cara. Con la cerniera, ma prima fammi vedere cosa c'è qua. Monete. Poi da questa parte c'era. Ah, guarda. Però prima vorrei vedere un attimo cosa c'è di là. E poi andiamo in Piazza Quina. Dammi questo favore, Mariuccio. Fammi vedere cosa c'è di qua. Lì c'è quella solita cosa strana. Monete autoctone. Benissimo. Ora possiamo tornare a Piazza Quina. Mi sa che si va da qua. Ok, adesso possiamo andare dritti. Ok. Bene. Questo serve per tornare, eventualmente. Ma qui ci sono le... Ah, attenzione agli spuntoni lì sotto, va bene.
Ok, qui dovremmo trovare queste bolle d'aria per recuperare l'ossigeno. Sì, sicuramente. Ecco qui. Allora, di qua dove si va? Non si sa. Ci sono delle bolle d'aria. Ah, guarda, qui c'è una cassaforte. Una luna! Tesoro nel canale con spuntoni. Ok, caro. Possiamo tornare indietro. Facendo attenzione agli spuntoni, non vorrei lasciarci le penne. Ok, adesso andiamo di qua. Posso lanciare cappi? Oh! Ok, bene. Cappi, fai un buon lavoro, per favore. Bravissimo. Andiamo a prenderci il cuoricino, che tanto ci serviva. Ok. E adesso possiamo andare al checkpoint. Ma posso prendere uno di loro? Sì. Ah, benissimo. Ingresso subacqueo. Ok, se sei un pesciolino non devi preoccuparti di riprendere fiato. E direi anche va bene. Qui c'è la classica cosa delle stelle. Sì. Niente. Erano soltanto monete, non c'era niente di particolarmente esoso. Ma scusa, agita il controllo per attaccare. Ah, posso attaccare. Ah, e uccido gli altri pesci come me. Ottimo. Con B si risale. E con Y invece sì, mi abbasso, ok. Ecco, lì c'è una mezzaluna. Ok, abbiamo preso. Me ne mancano due di mezze lune. Dove saranno? Ciao, bel. Ah, lì c'è una luna. Ma guardiamola, andiamo subito a prenderla. Allora, abbiamo una luna che ci prendiamo subito. Tra l'altro, poche lune vedo. Ma qui niente degne di nota. Diciamo soltanto un'altra luna. Immergiamoci subito. Presa! Ottimo. Ok, abbiamo preso un sacco di lune. Adesso andiamo, proviamo ad andare su. Vediamo cosa c'è qua. Pesciolino, vieni qui. Certo. Oh, sbagliato. Va bene lo stesso anche se non sono un pesciolino? I tirapiedi di quel mostro sono senza ritegno. Come hanno potuto rubare il nostro prezioso vestito da cerimonia? Hanno trattato il nostro regno a pesci in faccia. Beh, effettivamente non avevano tutti i torti, forse, non lo so. Vabbè. Adesso vediamo, cara, non disperare, non disperare. Adesso vediamo cosa fare. Tanto provo ad andare di qua. Vediamo cosa c'è da queste parti. Qui c'è una chiave di violino. Ho sbagliato. Ok, ho sbagliato. Dobbiamo riprovare. Ho capito, ma di là cosa c'è? C'è un trucco. Ah, guarda, ci sono delle. E vado adesso di qua? Posso fare quella cosa lì? No. Vabbè, niente. Andato così. Però non è giusto, eh. Volevo fare la cosa. Allora, lì devo andare dai tirapiedi. Lì c'è una luna. Lì c'è una luna. Lì ci sono tante cose. Insomma, ci sono un po' di cose da fare in questo regno. Tra l'altro ho anche quattro mezzelune. Aspetta, devo riprovare a riprendere quello perché voglio la luna, scusate. Presa! Ok.
a caccia di note sul dirupo. Abbiamo preso un'altra luna, ragazzi, adesso possiamo uscire contenti da questo livello 2. Ce ne mancano 3. Una l'ho già individuata. Sembra che ti stia abituando bene al momento a 2 dimensioni. Ottimo, grazie Cappy, molto gentile. Ecco, lì vedo delle monete autoctone che io andrei a prendere assolutamente. Allora, nuotiamo. Andiamo a prenderci quelle monetine, perché poi vorrò sicuramente la tutina di questo. E qui dove si va? Non posso andare qua sopra? Allora, vediamo un po', ragazzi, come posso raggiungere le vette. Forse devo andare di là, forse, sì, sì. Credo che io debba andare di qua, sì. In questo posto, esatto. Per raggiungere il tetto attraverso quel condotto. Ok, va bene. Allora, intanto mi prendo le mie monete. Ti raggiungo. Prendiamo tutto. Ok. Ora posso raggiungere il tetto. Ok. Adesso abbiamo capito. Qui ci sono dei nemici. Pac, pac. Ok. Intanto vado a prendere le monete autoctone. No, 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 no. Ok. E qui? Questo non l'avevo visto, ragazzi. Entriamo, vediamo un po' cosa c'è. Qui ci sarà da prendere una bella luna, immagino. Qui devo dire piuttosto facile. Qui ci sarà qualche trucco sicuro. Infatti c'erano le monete locali. Queste mi permetteranno sicuramente di prendere, diciamo, l'abito adatto a questo regno. Adesso non so quale sia, però. Allora, adesso ci sono questi cosi neri. Dobbiamo assolutamente toglierceli. Ok. Ok. Ho sbagliato. Allora, facciamo così. Guardiamo l'ombra. Ok. Ragazzi, non è proprio semplicissimo, ma diciamo che... Che succede? Oddio! Ragazzi, questo non me l'aspettavo. Ok. Ora andiamo di qua. 3. Poi andiamo di qua. E prendiamo la nostra luna. Ok, presa, possiamo andare. È stato bello, mi è piaciuto, molto bello. Ci mancano 2 lune, va bene, consideriamo che noi abbiamo in teoria una multiluna da prendere. Guarda, lì ci sono delle monete. Delle monete, e qua, questo non l'avevo visto mica. Cosa c'è qua? Oh, monete locali. Qui ce ne sono altre. Allora io direi, perché non andare. Oh mamma. Allora andiamo qui e prendiamo queste. Per prima cosa. Poi andiamo lì. Luna. No. Ah vabbè, lì dai, sì, si può andare. Però che stronza questa luna, eh? Adesso? Non mi dire che devo rifare tutto. No, no, ragazzi. No, 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 no. 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 Allora devo tornare lì. Aspetta, ma a sto punto, scusate, andiamo verso il negozio. Oh, guarda. Ma qui c'è un sacco di roba.
Qui c'è un sacco di roba, ragazzi. È infinito questo mondo. Ah, lì... In questa vetrina era custodito uno splendido vestito da cerimonia. Prima che arrivasse quel mostro a rubare il nostro inestimabile tesoro. Mi dispiace, cara. Tanto Piazza Aquina, vetrina d'esposizione. Vediamo che abiti hanno, visto che sono un regno alla moda, avranno degli abiti alla moda. Ok, ho 29. Va bene. Allora, hanno questo. Beh, non hanno tantissime cose. Allora, intanto mi prendo questo. Sì, lo compro. E lo indosso. Poi prendo anche il boccaglio. Lo indosso. Ho 14 e no, non riesco però a prendere questo. Lo prenderò dopo come souvenir. Va bene. Adesso sì che siamo a tema. Anzi, a proposito, secondo me loro hanno delle lune. Secondo me. Perché ho notato, ragazzi, che quando andiamo nei negozi con le monetine, diciamo quelle globali, hanno sempre le lune da questa parte. Infatti, vedete, ce l'hanno. Sì, la compro. Prego. Acquisti al lago Moda. Quindi una luna è sempre acquisto al lago alla, cioè, del livello, diciamo. Ok. Quindi. Bene. Qui piangono tutti. Ovviamente non posso andare qui. C'è una porta. Ciao cara. Nel regno del lago sarebbe buona cosa vestirsi in modo adatto per l'occasione. Per andare alla vetrina d'esposizione del vestito da cerimonia, dimostrami che hai voglia di nuotare. Vedo che sei pronto per farti una bella nuotata. Prego, entra pure. Ah, ecco. Quindi come nel regno delle sabbie, anche qui per entrare. Ah. Mi dispiace che abbiate avuto questo inconveniente, ma qual è la... Cioè, adesso che sono qui? Ah, si poteva solo vedere, forse. Vabbè, bello. Ma buona visita, però è finito lì così. E qui che cosa c'è? Allora, io devo andare, aspetta, prima andare di qua. Tanto scusami, piazza qui questo è l'ingresso. Quindi prendiamo queste monete. Dimmi, caro. Il negozio si trova al piano superiore, sopra di esso si trova la terrazza. Vuoi arrivare fin lassù, ti basta fare ciò che qui fanno tutti, nuotare. Ah sì, lo sapevo. Allora, invece voglio vedere una cosa, qui c'è un segreto. Sei stato bravo a trovarmi, mi congratulo, ti meriti un regalo. Dammi una luna, grande. Piccola stanza segreta. Ok ragazzi, abbiamo completato il discorso lune. Quindi direi che per non far durare questo gameplay un'eternità potremmo anche risalire, che ne dite? Questo gioco è pieno di trucchi, ma non possiamo stare troppo tempo, quindi io direi di salire sopra. Per salire sopra bisogna uscire fuori. Ah no, però devo andarci da qua. Sì, lo so. Ok. Adesso andiamo a battere i Brudels. Che se no... Ok. Adesso dobbiamo andare di qua. Distruggere questi cari ragazzi. E fare una cosa. Io vado a prendere queste 4 monete. Perché poi io voglio il souvenir finale. Ho sbagliato. Ok, è arrivato il momento, ragazzi.
Morite! Morite! Ok. Ci siamo. Arena di battaglia. Troppo tardi. Ci siamo già impossessati del vestito da cerimonia. Si intona perfettamente con l'abito del mio capo. Non lo restituiremo mai. Bene. Allora, ti devo prendere a cappellate. Oh! Oh, ah, ho capito come si batte, facilissimo, va bene, sei fregato? Vieni qua, lanciami il cappello, oh, addirittura d'effetto, non mi vede più? Non mi vedi? Devo dargli 3 colpi per batterlo. Vediamo come me lo lancia adesso il cappello. Bam! Ragazzo mio, buona fortuna. Ops. È caduto. Doveva succedere. Ed ecco la multiluna. Brudor sul lago. Bene. Sono preoccupato per Tiara e Peach. Dobbiamo salvarle. Lo so, Cappy. Lo so. Ed è per questo che dobbiamo andare via da questo regno. Vorrei fare una capatina al souvenir, però, sinceramente... Ragazzi, non c'ho voglia. Fa niente. Va bene così? Direi di ripartire con la nostra Odyssey. Olè! Ok, spicchio fatto, la Odyssey è stata potenziata. Possiamo abbandonare il regno del lago per dirigerci a questo punto al regno della selva. Era quello il bivio dell'altra volta. Esatto. Con un po' di fortuna riusciremo ad acciuffare Bowser. No problem. E allora andiamo a spoilerare il regno della selva. Let's go! Chi ha mai sentito parlare di un matrimonio con un vestito da cerimonia rubato? Quel bruto dovrà vedersela con noi. Mentre siamo in viaggio facciamo la solita ripassata a un paio di cose, ma a noi non interessa perché le sappiamo tutte le mosse. Questo è tutto. E ora studiamo un po' questo regno della selva, cioè... Che è Bowser? Sta andando al regno della selva? Ti dice che ci sia un enorme giardino pieno di fiori e che lì potremo anche ammirare il loro famoso bouquet fiorito. Ah, ecco, è andato a prendersi il bouquet. Ecco spiegato perché va nel regno della selva. E quindi dobbiamo evitare che il nostro caro Bowser si impossessi del bouquet. Qui siamo al regno della selva, l'orto robotanico. Quindi immagino sia un po' tutto robot. Verso il giardino etereo. Ragazzi, dice etereo o etereo? Boh. Va bene ragazzi, aspetta, non hai sentito niente? Io non ho sentito nulla. Per cui ragazzi, come al solito è stato un piacere
fare questo altro gameplay nel Regno del Lago è stato divertente, abbastanza veloce rispetto al suo predecessore. E adesso ci cimenteremo in questo orto robotanico, ma lo vedremo al prossimo gameplay. Come al solito vi ringrazio per i like, per i commenti, per le views e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao boys!